Una cosa che non dimenticherò mai della mia carriera arrampicatoria è stato proprio l'anno 2017, semplicemente perché il mio approccio per l'arrampicata è stato molto genuino, perché mi divertivo, perché scalavo senza avere alcun tipo di aspettativa. Allo stesso modo, i 2 anni successivi sono stati l'esatto opposto. Incredibilmente sono passato dal momento più brillante e luminoso della mia carriera arrampicatoria al momento più buio e più oscuro. Ancora oggi, ripensandoci, non riesco a capire la ragione per la quale sia successa questa cosa. Forse perché la mia vita era completamente concentrata all'interno dell'arrampicata. Probabilmente il fatto che io non riuscissi più a esprimermi come in realtà volevo era proprio perché la mia mente e il mio corpo erano stanchi di allenarsi, di pensare, di faticare. Quindi tutta questa situazione di negatività ha portato appunto a un momento di stallo completo, quindi di pessimi pensieri, demotivazione, arrivando al punto in cui proprio anche facendo le cose semplici nell'arrampicata, non riuscivo più a trovare il perché stessi facendo quella roba lì. Dai, dai che ci sei, tutti i pet che vuoi. No! Il piede. Perché deve sempre succedermi qualcosa? Ogni giorno vivevo con la speranza che la situazione potesse migliorare, motivo per cui non ho mai preso una pausa dall'arrampicata, anche se il mio corpo ne avrebbe avuto veramente bisogno. Sono arrivato al punto in cui è stato il mio corpo che ha deciso che dovevo fermarmi perché non potevo più continuare in quella direzione lì, perché se avessi continuato probabilmente sarei andato incontro a un infortunio, come appunto è successo nell'aprile 2019. Proprio in quel momento ho capito che avrei dovuto fare un grosso passo indietro per farne 2 in avanti. Solo così sarei potuto tornare ad essere il climber che ero prima. Dopo 3 mesi di stop forzato, a giugno ho ripreso a scalare piano piano, però fin da subito ho capito che il mio approccio mentale era tornato quello di un tempo. Ed ero molto più rilassato ed era proprio il piacere che caratterizzava la mia giornata d'arrampicata. Diciamo che l'apice del rientro dall'infortunio è stato proprio nel viaggio in Zillertal, dove lì veramente ho capito che potevo tornare a fare le cose che avevo fatto prima dell'infortunio. Infatti, sia fisicamente che mentalmente, in quel viaggio mi sentivo molto bene e infatti proprio l'ultimo giorno sono riuscito a fare una via che non è il mio limite, ma per il momento che stavo vivendo probabilmente era molto al limite. Mi ricordo che quella giornata è stata molto particolare perché il settore dove abbiamo scalato è all'ombra al mattino, quindi ero riuscito a fare 2 giri veloci al mattino sul tiro, però poi è arrivato subito il sole.
e quindi mi ricordo che avevo fatto almeno 2-3 ore di riposo perché pensavo che al sole facesse troppo caldo. In realtà però c'era un vento fortissimo che rendeva molto secco l'ambiente, quindi alla fine appunto decisi di partire e mi ritrovai in catena incredulo, cioè con il giusto approccio mentale, con la giusta tranquillità, privo di stress, di qualsiasi frustrazione. Mi ricordo che avevo scalato i movimenti di questa via, diciamo che mi sono risvegliato nel momento in cui ho scattonato la catena, che ho capito quello che avevo fatto, ho capito che potevo tornare a fare delle prestazioni che mi rispecchiavano. Dai boss, sì, tranquillo, tranquillissimo. Moschetta, così poi ti riposi bene. Quando parti intensato, boss, hai tutta paura. Dai! Dai Andre! Dai Andre! Dai boss! Yes! Schettonando la catena di quel tiro, proprio mi sono levato via da dosso tutte le preoccupazioni e le frustrazioni che durante quei 2 anni lì si erano accumulate dentro la mia testa, dentro me stesso, quindi mi sono sentito subito molto più leggero, consapevole delle mie capacità e quindi molto fiducioso e motivato a continuare a perseverare, quindi continuare a seguire la mia passione e continuare a fare quello che avevo fatto fino a quel momento. Poi è arrivato Polo Rocca. Questa esperienza mi ha lasciato molte cose. La cosa che ho capito è che non si smette mai di conoscere il proprio corpo, di conoscere se stessi. Bisogna sempre imparare a comunicare con se stessi in modo da capire in che direzione si sta andando e capire quando bisogna prendersi una pausa.
anche se dentro di noi abbiamo quell'irrefrenabile voglia di conquistare i nostri obiettivi. Ma la cosa più importante che ho imparato è che non si smette mai di imparare, anche dopo 13 anni d'arrampicata.